Buonasera ragazzi, bentornati col terzo episodio di Until Dawn, videogioco in stile horror, sopravvivenza. Appena iniziato l'ultimo episodio, abbiamo raggiunto la baita degli Washington sulla montagna senza Dio e senza nome, innevata, dove anche lo Yeti ha deciso di fare le valigie e andare via. E invece noi cosa facciamo? Ci andiamo e andiamo ad abbuscare principalmente, perché c'è qualcuno che ci osserva, sappiamo di non essere soli sulla montagna, ma non sappiamo chi è o cos'è. Continuiamo. Negli episodi precedenti, vabbè, proprio a livello di serie TV, insomma. Vabbè, ricapitolando, questo gruppo di ragazzi l'anno scorso, periodo che stiamo attualmente giocando, ha fatto un bruttissimo scherzo alla sorella Per prima di cosa, Josh, voglio il dire che nostro sono super Ranmalek. contento di dare il benvenuto ai E miei amici purtroppo ha alla nuova perso la vacanza vita insieme invernale alla a gemella. Blackwood. Quello che voglio Oggi, fare dopo un è anno, passare Josh del reinvita tempo con tutte tutti quelle voi. persone da Voglio lui, condividere momenti nonostante la che tragedia. Ecco non scorderemo mai, in ricordo delle mie sorelle. qua, l'avete Devo appena andare da sentito. Sam. Lui dice: in ricordo delle mie Figlio di sorelle, continuiamo a puttana. tenere questa amicizia e stiamo Sì, sto insieme. venendo Non so indietro. con quale Ero accanto a Josh, criterio, così ci siamo incontrati. mi sarebbe mai venuta in Comunque, mente una cosa del effetto genere. farfalla. Ma a lui fa piacere avere degli amici attorno a sé. Ecco, il concetto è quello. Forse se la mettete così quasi ha senso, però non so come fanno a non provare rabbia nei loro confronti. Alla fin fine quello che è successo per colpa di quello scherzo Senti, fatto era da proprio loro. carina oggi, eh. Ok, siamo nei panni di Chris, il nostro amicone nerdone, biondone, secchione. Dobbiamo trovare un modo per scassinare la casa. Detta così fa ridere perché alla fin fine questa è casa di Josh, quindi non è frazione se la casa è la tua, giusto? Non lo so, parliamo con Josh, scopriamolo. Davvero una ragazza fantastica, sai? Sarebbe bello che si togliesse quel parca di dosso, sarebbe un vero spettacolo. Possiamo scegliere se dargli corda sull'argomento di Ashley, per la quale abbiamo una corta, oppure far finta di niente e protestare. Io direi, ammettiamo che ci piace. Sì, decisamente. Quando hai Facciamo intenzione gli di provarci uomini. con lei sul serio? Sì, la fai facile tu. E dai, su, praticamente. Già adesso passa tutto il suo tempo con te. Beh, sì, ma siamo solo amici. Senti, amico, dai un'occhiata. Guarda queste splendide montagne. Vedi qualche genitore? No, voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore, qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu e Ashley, finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere. Sei stato il perfetto gentiluomo. Ora metti a segno il colpo. Mi piace la filosofia. Dice, non lo so, io direi che siamo d'accordo. Sei un cacciatore, bello. Niente paura.